Prima di dare la parola al pastore David e al fratello Silvano che lo tradurrà, voglio dirvi questa piccola cosa per presentare. Mi ricordo quando ero ragazzino, andavo in chiesa e mia madre, perché ha avuto 11 figli, non poteva sempre venire. E quando tornavo, mi ricordo, mi diceva: chi ha predicato stasera al culto? E quando dicevo un certo nome, e lei si rammaricava più del solito perché non aveva potuto essere presente al culto. Non capivo questo, ero un ragazzino. Sono voluti molti anni per capire poi perché lei si rammaricava. Grazie a Dio per ogni uomo e servo del Signore. Ma ci sono delle cose speciali a volte in cui ci danno il senso di rammarico per non aver ascoltato. Avendo letto molti libri del pastore David, io ho molti libri, leggo tante cose, e ho capito il suo messaggio, penso di aver compreso un po' la linea anche prima di ascoltarlo direttamente. Questi giorni hanno confermato alcune cose riguardo alla linea ministeriale, alla dottrina che io condivido, dico perfettamente, ma una buona parte, una maggior parte. Come presentarlo a lui? Sapete, un giorno Filippo incontrò Gesù e poi disse a Natanaele: abbiamo incontrato il Messia. Natanaele argomentò certe cose e disse: vieni e vedi. Quando si presentò, Gesù gli disse: ecco un israelita in cui non vi è frode alcuna. Questo colpì Natanaele. Gesù, sapete, leggendo i Vangeli, non è stato molto prodigo nel fare complimenti alle persone. Non le ha fatte né a Pietro, né a Giovanni, né a Giacomo, né a Paolo. Eppure Natanaele non ha fatto grandi cose, però ha avuto questo apprezzamento così forte, meraviglioso, da parte di Gesù. Ecco un uomo in cui non c'è frode alcuna, un uomo che il cuore è pulito, è puro. Ebbene, se io dovrei presentare, lo sto facendo, ecco un uomo in cui, nelle sue parole, nei suoi scritti, nei suoi messaggi, in quello che ho ascoltato, non c'è trucco, non c'è frode alcuno. Dio vi benedica, fratello. God bless you this morning. Signore vi benedica questa mattina. Forgive me for the way I am dressed. Perdonatemi per il mio modo di vestire. Especially standing next to this man, all dressed up. Specialmente a fianco a quest'uomo qui, così vestito. I'm on my way to the airport. E sono sulla via per l'aeroporto. I need to leave about 4:00. E credo che verso le 4:00. We're going down to Sicily, to Catania. Andremo in Sicilia, Catania. To minister the word of the Lord there. Per ministrare anche lì la parola di Dio. They didn't tell me when I came that I was going to speak again here today. E non mi hanno detto quando sono venuto che avrei parlato anche qui oggi. They said we're going to this church to eat. E mi hanno detto andremo in quella chiesa per mangiare. But you know, this is eating. Ma questo è cibo. Hallelujah. Hallelujah. There's one verse in Daniel. C'è un verso in Daniele. It's in the 10th chapter. Il capitolo 10. I'm going to read just one verse. E leggerò solo un verso. Two verses. Anzi due. Verses 15 and 16. I versi 15 e 16. I'll read it in English and then if you will follow me in Italian. Leggerò prima in inglese e poi in italiano. I'll read the two verses first.
And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb. And behold, one like the likeness of the Son of Man touched my lips. Then I opened my mouth and spake. Mentre egli mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi a terra e rimasi in silenzio. Ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo, egli mi toccò le labbra. Allora aprii la bocca e parlai, e disse a colui che stava davanti: mio Signore, questa visione mi ha riempito d'angoscia, le forze mi hanno abbandonato e non mi è più rimasto alcun vigore. In English, verse 16 says, one like the likeness of the sons of man, which is Christ, touched my lips, then I opened my mouth and spake. E in inglese il verso 16 dice: ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo, egli mi toccò le labbra, allora aprì la bocca e parlai. Look at verse 10. E guardate anche al verso 10. And behold, a hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hand. Ma appena ed ecco una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Does that say in Italian, a hand touched me? Sì. Yes. I went on my knees. E una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia. If God has touched you, se Dio ti tocca, you're going to end up on your knees. Andrai a finire sulle ginocchia. And Daniel said, e Daniele disse, actually, that he received while he was on his knees the vision of Christ. Che mentre era sulle ginocchia ha ricevuto la visione di Cristo. He said, I didn't speak until I had the vision. E non parlò finché non ebbe la visione. God touched me first, il Signore prima mi toccò, then I spoke. E poi parlai. I've been very interested this past year. Sono stato molto interessato in questi anni passati. Why God touches certain men? Perché Dio tocca alcuni uomini in particolare? Out of many pious, righteous men, e tra alcuni uomini pii e giusti, God seems to just lay his hand on certain men. Dio sembra che in particolare mette le sue mani su alcuni. You see it all through the word. E lo vediamo anche attraverso tutta la parola. Here's Daniel, who is companions with some of the most righteous men in the Bible. Qui vediamo Daniele e i suoi compagni che erano tra gli uomini più giusti che vediamo nelle scritture. There's Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach e Abednego. There are all these righteous men who were going to soon return to rebuild Jerusalem. Erano uomini che poi sarebbero ritornati a ricostruire Gerusalemme. Why did God touch this man? Perché Dio toccò questi uomini? And when I was praying, I felt if I could understand why God touched this man. E mentre pregavo, ho chiesto: Signore, fammi capire perché hai toccato questi uomini. If I can understand how Daniel was chosen for a special touch from the hand of God. Se io avessi potuto capire perché Daniele è stato scelto per avere questo compito speciale da Dio, perhaps I could pursue God in that way. Può darsi che avrei scoperto Dio in quel modo. In verses 4 and 6, nei versi 4 e 6, I'll just give you a synopsis. I'll just give you an overview of what happens here. E vi do una storia di quello che è accaduto qui. He's walking beside a river. Lui sta camminando presso le rive del fiume. He said he lifts up his eyes and looked. E dice che guarda in alto. A man clothed in linen. E vede un uomo avvolto in dei vestiti di lino. He was clothed in fine gold. Ed era vestito di lino fino. His face the appearance of lightning. E il suo volto era come dei tuoni, dei lampi. His eyes like lamps of fire. E i suoi occhi erano come fiamme di fuoco. Arms like polished brass. E le sue braccia erano come rame incandescente. His voice like a multitude.
e la sua voce come una moltitudine. The same image of Christ given to John in Revelation, the first chapter. La stessa immagine di Cristo che poi viene data nell'Apocalisse da Giovanni. Word for word. Parola per parola. A vision of Christ. Una visione di Cristo. And Daniel alone saw and heard the vision. E solo Daniele vide la visione. The Bible says that there were those traveling with him. La Bibbia dice che c'erano altri che viaggiavano con lui. Now Daniel would not be traveling with ungodly men. Ora Daniele non avrebbe mai viaggiato con uomini senza Dio, no? His companions were all righteous men. Perché erano tutti uomini giusti che andavano con lui. And this great vision comes. E quando viene questa visione così potente? Christ reveals himself in all of his glory. E Cristo si rivela in tutta la sua gloria. Very few men have seen Christ in his glory. E molti pochi uomini hanno visto Cristo nella sua gloria. None of the other men saw the vision. Nessuno degli altri uomini vide la visione. And a voice came. E una voce venne. A thundering voice. Una voce di tuono. Sound like a multitude. Che era come una moltitudine di acque. The voice was roaring, a loud voice. Era come una cascata, un rumore di una cascata. In verses 8 and 9. Verso 8 e 9 it says, I, Daniel alone, saw the vision. Dice io Daniele io solamente vidi la visione. The men that were with me didn't see the vision. E gli uomini che erano con me non videro questa visione. But they began to quake. Ma incominciarono a tremare. And they ran and hid themselves. E corsero via e si andarono a nascondere. And I was left all alone. E fui lasciato solo. And I alone saw this great vision. E io solo vidi questa grande visione. These are pious, good men. Questi erano uomini pii, buoni. Why did one man get the vision? Perché solo un uomo vede la visione? Why did one man hear the voice like no other man heard it? Perché solo un uomo ascolta questa voce e ha la visione e altri no? God loved them all. Dio li amava tutti. They were not living in sin. Loro non vivevano nel peccato. You can discover the secret of why God spoke to one man. Se tu potessi scoprire il segreto di questo, you're going to find the secret to going further in God than you have ever gone in your life. Potresti scoprire il segreto di andare avanti e più in profondità con Dio. I've met men like that. Ho incontrato degli uomini così. They go places in God that no other man goes. Raggiungono dei posti in Dio che altri non raggiungono. Now, when I say man, this includes women. E quando dico uomini include anche le donne. I'm talking about mankind. E io parlo della umanità. And I keep asking myself the question. E ho continuato a farmi questa domanda. Why did these other men who knew God run and hide? Perché questi uomini che hanno conosciuto Dio sono andati più avanti? And why does Daniel stand amazed? E perché quest'uomo Daniele rimane lì? He looks around and he sees them running. E si guarda attorno e vede gli altri sparire. And I was left all alone. Ed è lasciato completamente solo. I was the only one who saw the vision. È l'unico che ha visto la visione. I'm the only one who heard the voice. È l'unico che ha udito la voce. And it amazed him. He couldn't understand it. Ed è una meraviglia, non lo può capire. I was left alone. Io fui lasciato solo. These could not have been Babylonians. Questi non erano dei babilonesi. He would have never walked with such men. E non avrebbero mai camminato insieme a Daniele. It's an awesome thing. Ed è una cosa, possiamo dire, meravigliosa. To watch God lay hold of a man. Vedere Dio come afferra un uomo. When God begins to draw him, quando Dio comincia ad attirarlo, I believe God calls all his servants. Io credo che Dio chiama tutti i suoi servi. He calls them to a place that they have never been. Li chiama in dei posti dove non sono mai stati. There's never been a time that we needed to hear the voice of God more than now. E non c'è mai stato un tempo dove abbiamo più bisogno di sentire la voce di Dio che adesso. There are very few hearing God. E ci sono molte poche persone che stanno udendo ora la voce di Dio. In the measure God wants to speak. Nella misura che Dio vuole parlargli. I have a mailing list. Io ho una lista postale.
almost 1 million people. Quasi 1 milione di persone. And I receive letters, 50,000 letters sometimes a month. E credo che ricevo circa 50,000 lettere al mese. And the number one complaint. E la lamentela numero uno. From all of the United States. Su tutti gli Stati Uniti. My church is dead. E la mia chiesa è morta. And when I go to church, e quando io vado in chiesa, it doesn't seem worthwhile. Non sembra che ci sia, che valga la pena. The majority on my mailing list are Pentecostals. E la maggior parte di queste lettere sono da pentecostali. And thousands from all over the United States, from churches large and small. E migliaia da tutti gli Stati Uniti, chiese grandi e piccole. We're not hearing a word from heaven. Non stiamo udendo una voce dal cielo. You see, here and here, scattered all over the nation. Sapete, qui e lì, in tutta la nazione. People write to us. Persone che ci scrivono. And they're of a different spirit. E hanno un diverso spirito. They say our church is on fire. E alcuni dicono la nostra chiesa è in risveglio. God is moving. Dio si sta muovendo. People are being saved. Le persone vengono salvate. And every time our pastor gets in the pulpit, e ogni volta che il pastore va dietro il pulpito, you hear a sound from heaven. Udiamo un suono dal cielo. God is touching our pastor. E il Signore sta toccando il nostro pastore. You can't wait to get to church. E non vediamo l'ora di andare in chiesa. But it's one man in a city. Ma è un uomo in una città. One man in another city. Un altro uomo in un'altra città. All around him. E tutti intorno. Are good men. Ci sono degli uomini buoni. They're not living in sin. Che non stanno vivendo nel peccato. But they don't seem to have this touch of God. Ma non sembra che abbiano questo tocco particolare di Dio. Let me share with you why I believe God touched this man. Voglio mostrarvi perché il Signore toccò quest'uomo. How does a man become an oracle of God? Come un uomo diventa un oracolo di Dio? The Bible says that Daniel gave himself to prayer. La Bibbia dice che Daniele si dette completamente alla preghiera. In the ninth chapter of Daniel, nel capitolo 9 di Daniele, verses 20 and 21, i versi 20 e 21, just follow me as I do it in English, all right? And while I was speaking and praying, dice mentre io parlavo e pregavo, I was confessing my sin and the sin of my people, confessavo i peccati miei e del popolo, I was offering supplication to the Lord, e offrivo supplicazioni al Signore. And while I was speaking in prayer, mentre parlavo in preghiera, the man Gabriel, l'uomo Gabriele, whom I had seen in a vision at the beginning, che avevo già visto nell'altra visione al principio, he caused to fly, he came swiftly to me, egli venne volando verso di me, and he touched me in the evening prayer, e mi toccò nella preghiera della sera. Here's what the verses are saying. Questo è quello che il verso dice. While I was praying, mentre pregavo, God touched me. Dio mi toccò. Where did he get such skill and understanding in the word of God? Dove aveva preso questa abilità e comprensione della parola di Dio? He was trained in the highest courts in Babylon. Lui era stato addestrato nella scuola babilonese. But this ability to reveal the word of God. Ma questa abilità di conoscere e rivelare la parola di Dio. He didn't get it from the higher learning institutions of Babylon. Non l'aveva certo presa dalle istituzioni in Babilonia. Listen to this. Ascoltate questo. While I was speaking in prayer, mentre parlavo in preghiera, I was being informed or taught. E fu informato. Oh Daniel. Daniele. I am come now to bring you skill and understanding. Disse l'angelo, son venuto per darti abilità e comprensione. He said, this whole thing happened when I was on my knees. Tutto questo è avvenuto mentre ero in preghiera.
What kind of praying does it take to bring God down in our lives for revelation? Che tipo di preghiera ci vuole per portare Dio da noi e poterci rivelare delle cose? In Daniel 10 verses 12 let me you follow me on this please. Daniele 10:12. This is Gabriel speaking. E qui parla Gabriele. He said unto me, Daniele, lui mi disse, fear not Daniel, non aver paura Daniele, because from the first day you set your heart to understand, perché dal primo giorno che tu sei messo in cuore di capire, from the first day you chastened yourself before the Lord, that's fasting, dal primo giorno che ti sei messo a digiunare davanti a Dio, that is why I've come, per questo sono venuto, in answer to your words or your prayers, in risposta alle tue preghiere e richieste. In those days I, Daniel, was mourning for 3 full weeks. E in quei giorni io, Daniele, ero in preghiera per digiuno per 3 settimane. I ate no fancy food. Non ebbi cibi succulenti. No wine came to my mouth. Né vino, non ho bevuto vino. For 3 whole weeks. Per 3 settimane. Now here's a man we're told prayed 3 times a day. Ora qui c'è un uomo che pregava 3 volte al giorno. He was a man of prayer to start with. È un uomo che iniziava la giornata con la preghiera. But when he got a vision of Christ, ma quando ha avuto una visione di Cristo, and God began to open the word to him, e Dio ha cominciato ad aprire la scrittura, you remember he came across the words of Jeremiah. Ricordate che arrivò alle parole di Geremia? That after 70 years Israel would be restored. Che dopo 70 anni sarebbero stati ristorati. And he calculated that that time had come. E calcolò che quel tempo era già arrivato. You see, today we would say that's the word, let's just take it by faith. E oggi diremmo quella è la parola, prendiamola per fede. God's promised it. Dio l'ha promesso. Just receive it by faith. Riceviamola per fede. I hear people say, odo persone che dicono, if you ask God for something that he's promised 2 or 3 or 4 times, it means you don't have faith. E se tu hai delle promesse di Dio e incominci a chiedere 1, 2, 3 volte, significa che non hai fede. I don't find that in my Bible. Io non vedo questo nella mia Bibbia. I find that when the promise is given, io ho scoperto che quando la promessa è data, like the woman who wouldn't let the judge alone, come la donna col giudice iniquo, you keep coming and coming and coming. Continua a chiedere, a chiedere, a chiedere. Now, here's a man that's been praying 3 times a day. Allora qui c'è un uomo che ha pregato 3 volte al giorno. But he's seen something fresh in Christ. Ma comincia a vedere qualcosa in Cristo. And he knows the times are changing. E vede che i tempi sono maturi, stanno cambiando. And God comes to this man. E Dio arriva fino a quest'uomo. He said, "I'm going to demand more from you." E gli dice, io chiederò di più da te. I'm demanding more from every man of God. Io chiederò di più da ogni uomo di Dio. There was an urgency. C'è un'urgenza. There was a call to prayer. C'è una chiamata alla preghiera. And what the Lord is saying, e quello che il Signore dice, what you have been doing, quello che hai fatto, and how you've been praying, e come hai pregato, that's very commendable. Questo è buono. But these times are going to demand more. Ma questi tempi richiedono più preghiera. It can't be just the way it's been. Non sarà come è sempre stato. Everything has to change. Tutto deve cambiare. This man now hears from God. Ora quest'uomo è da Dio. And for 21 days, e per 21 giorni he gives himself to prayer and fasting. Si dà alla preghiera e al digiuno. Eating only enough to sustain him. E sta mangiando solo per sostenersi. When I fast, I take a little juice. Io quando digiuno prendo un po' di succo di frutta. And 1 or 2 pieces of whole wheat bread for one day. E forse 1 o 2 pezzi di pane per un giorno. And for 21 days. E per 21 giorni. He is shut in with the Lord. Lui si apparta con Dio. Now you ask, why did God pick this man out of a wonderful holy gathering of men? Ora ci chiediamo perché Dio ha preso proprio quest'uomo in mezzo a degli uomini di Dio. God knew he would respond to the call.
Dio sapeva che lui avrebbe risposto alla chiamata. You see, in my life, nella mia vita, I pastored a little church up in the country. Ho pasturato una piccola chiesa in campagna. About 1500 people. Forse 1500. In the town. 1500 persone c'erano nel paese. And I was teaching a Sunday school class. E io insegnavo una scuola domenicale. And I said, Lord, ho detto, Signore, there has to be more to it than this. Ci deve essere qualcosa in più di questo. I love these people. Io amo queste persone. But people are not getting saved. Le persone vengono salvate? Non vengono salvate? I was so skinny. Ed ero così magro. I was about half what I am now. Ero circa metà di quello che sono adesso. I was not educated. Non ero, avevo fatto tante scuole. Small congregation. Una piccola chiesetta. But I was a praying man. Ma ero un uomo di preghiera. My father taught me. Mio padre mi insegnò. There's only, there are 24 hours in every day. Che ci sono 24 ore al giorno. The same amount of hours Elijah had. Lo stesso tempo che Elia aveva. You can pray as diligently and as long as Elijah prayed. E tu puoi pregare diligentemente e tutto il tempo che vuoi. And he said, God always makes a way for a praying man. E mi disse, Dio apre sempre la strada agli uomini che pregano. My father taught me to pray. Mio padre mi insegnò a pregare. And I was praying. E pregavo. But I didn't see what I wanted to see. Ma non vedevo quello che volevo vedere. And one day I was watching a program. E un giorno guardavo un programma. If you read my book. Se avete letto il mio libro. The Lord told me to sell it, television. E il Signore mi disse di vendere la televisione. He said, if you spend the time praying that you spend watching television. Il Signore mi disse, se tu spendi le stesse ore che spendi a guardare la televisione e in pregare, if you will give yourself to prayer, e se tu ti dai completamente alla preghiera, not just that hour, non solo quell'ora, not just going into the Bible to look for a sermon, non solo di andare alla Bibbia per cercare un sermone, and there was a call. E ci fu una chiamata. Lord says, get along with me. Il Signore mi disse, vieni da parte, appartati con me. And I'll change you. E ti cambierò. You'll see things you've never seen. Tu vedrai cose che non hai mai visto. I sold the television. Vendetti la televisione. And I got my car. E presi la mia macchina. And I drove up on a hill. E andai sulle colline. Where my wife could see my car. Dove mia moglie poteva vedere la mia macchina. I rolled down the window, e tiravo giù il finestrino. And I went out in the woods, e andavo lì nei boschi with my Bible, con la mia Bibbia. And sit under a tree, mi sedevo sotto un albero and pray, e pregavo. And read my Bible, leggevo la Bibbia for hours. Per ore. If anyone wanted to see the pastor, se qualcuno voleva, veniva e voleva vedere il pastore, I said, there's his car up there. E mia moglie diceva, vedi la macchina è lì. Blow the horn. E suona il clacson. He'll come out. E lui esce dal bosco. I spent one year. Ho speso un anno. Seeking God. Cercando Dio. And I was a busy man. Ed ero un uomo molto occupato. I found out when I gave myself to prayer. E ho scoperto quando mi detti alla preghiera. I could do more business in less time. Che potevo fare più cose in breve tempo. Daniel was a very busy man. E Daniele anche era un uomo molto occupato. He was one of three presidents. Era uno dei tre presidenti. The scripture says, and I Daniel fainted. E la scrittura dice, io Daniele caddi. And I was sick for many days. Ed ero, fui malato per molti giorni. Then I rose up. Poi mi ristabilì. Then I did the king's business. E poi feci gli affari del re. And I kept being astonished by the vision. E continuai a meravigliarmi di quella visione. What he said, I did my business. Dice che fece i suoi affari. But I gave myself to prayer. Ma si dette anche alla preghiera.
And it's been that for a number of years. Ed è stato così per me per alcuni anni. There came a time that after I established a drug center in New York City. Poi ci fu un tempo quando avevo ormai stabilito questo centro a New York. They wanted to go to Chicago. I had to go to Chicago, Los Angeles, all over the United States. E poi passammo a Chicago, Los Angeles e in tutti gli Stati Uniti. I had to start raising money. E cominciai a portare su per soldi per. And when the Cross and Switchblade book was published. E quando poi La Croce e il Pugnale fu pubblicato come libro, I became very much in demand, nationwide radio and television and cominciai a essere molto richiesto per predicare in televisione, radio. So they wanted me to have youth crusades all over the United States. E così mi richiesero di fare delle crociate in tutti gli Stati Uniti. And I got very busy. E cominciai a essere molto occupato. No time to pray. Non avevo più tempo per pregare. Just that one hour. Solo un'ora. Meditation. La meditazione. But not that fire. Ma non più quel fuoco. Not that desperation for God. Non quella disperazione di trovare Dio. And I wound up preaching to up to 50,000 people. E mi ritrovai a predicare fino a 50,000 persone. And drying up inside. E però arido dentro. I would get up and preach. Mi alzavo per predicare. It was empty words. Con parole vuote. Because I had not been on my face. Perché non ero stato sulla mia faccia in preghiera. I was near total despair. E arrivai a essere come in una totale disperazione. Because a man who doesn't pray becomes full of despair. Perché un uomo che non prega più incomincia a diventare pieno di disperazione. I traveled in a special made 40-foot bus. E viaggiavo in questa specie di pullman di circa 15 metri. $500,000 bus. Costava mezzo milione di dollari. Special made. Fatto in modo speciale per noi. Another bus. E un altro pullman. For my band and my singing group. Per la mia band e il coro. Well known. Conosciuto, famoso. Thousands of people. Migliaia di persone. And growing colder and colder and colder. Nel mentre diventavo sempre più freddo. I hated to get on that bus and go. Odiavo salire su quel pullman e partire. I had about 5 sermons. Avevo 5 sermoni. Preach them over and over and over again. E cominciai a predicarli sempre gli stessi. No fresh word from heaven. Non più una parola fresca dal cielo. One day I was leaving to go to a big crusade. Un giorno stavo per partire per andare in una grande crociata. And a prophet came to me. E un profeta venne da me. Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill. Great man of God. Un grande uomo di Dio. He was my neighbor. Lui era il mio compagno. In fact, he was on my staff. Ah, lui lavorava con me per organizzare tutto. He saw something in me. E lui vide qualcosa in me. And we were close. We loved one another in Christ. E noi eravamo molto intimi, ci amavamo l'un l'altro. And he gave me a big book. E mi dette un libro grosso così. He said, "When you're traveling your next crusade, please read this book." E mi disse, quando tu viaggi per questa crociata, per piacere leggi questo libro. He said, "God's going to change your life." Dio cambierà la tua vita. And I looked at that book, 1,200 pages. E guardai questo libro, 1,200 pagine. Christian in complete armor. Christian. Christian in complete armor. Ah, cristiano nella completa armatura. I said to myself, who has time to read 1,200 pages from a man who's been dead for 300 years? E dissi a me stesso, ma chi ha il tempo di leggere questo libro di un uomo che è morto 300 anni fa? And I just threw it in the back of my bus. E così l'ho gettato in fondo al pullman. 50 miles down the road. 50 miglia era di strada. The Holy Spirit said, go back and read that book. Lo Spirito Santo mi disse, vai lì e leggi quel libro.
I went the back of the bus, andai nel dietro del pullman, opened the book, ho aperto questo libro, I had only read 25 pages, avevo solo letto 25 pagine, and I fell on my face, e caddi sulla mia faccia. Because I said, oh God, perché ho detto, oh Dio, I don't know you, non ti conosco ancora, like this man, come quest'uomo, who's long been dead. È morto da tanto tempo. I failed to pray. E mi sento di pregare. I know how to do it. Lo sapevo fare. I have the ability. Avevo l'abilità. I can move a crowd. Potevo muovere una folla. And I'm sincere. E sono sincero. I'm faithful to my wife. Fedele a mia moglie. I am not living in sin. Non sto vivendo nel peccato. But I'm dead inside. Però, Signore, sono morto dentro. I went to that crusade. Andai a quella campagna evangelistica. And canceled everything for a whole year. E poi cancellai tutto per l'intero anno. I released many of my staff. E lasciai andare alcuni del mio staff. I canceled everything all over the world. Cancellai tutto, tutte le chiamate, gli inviti nel mondo intero. God said, "Get back to prayer." E Dio mi disse, torna a pregare. I began to seek him again. E incominciai di nuovo a cercarlo. And I remember. E ricordo. A certain day. Che un giorno. When God would come down on me with such power. Che Dio venne su di me con una tale potenza. I would just wail and the agony in my soul. Ero lì come in agonia e dell'anima. And the awful sin of neglecting him. E il peccato principale era di averlo trascurato. Just going through the motions. E questo andava attraverso le mie emozioni. We had invited some friends. Avevamo invitato alcuni amici. And I'd been praying for weeks. E avevo già pregato per settimane. Of course, I still had to do. I had business I had to do. Ma avevo ancora degli affari da sbrigare, cose da fare. But I spent hours with the Lord. Ma incominciai a spendere ore con Dio. Fasting and praying and in the Bible. E digiunando, pregando, leggendo la Bibbia. Getting a fresh word. E ricevendo una fresca parola. A new vision of Jesus. Una nuova visione di Gesù. And you see, what I believe. E vedete, quello che io credo. Is that all ministry, che tutto il ministerio, has to be born out of communion. Deve nascere dalla comunione. If it is not born out of communion with Christ, se non nasce dalla comunione con Cristo, it's of the flesh, it cannot last. È solo carne che non può resistere. Everything we do has to be born out of intimacy with Christ. Ogni cosa che noi facciamo deve nascere dall'intimità con Cristo. God revived my soul. E Dio risvegliò il mio cuore. That's when he called me to New York City. E questo è successo quando poi mi ha chiamato nella città di New York. He really called about 17 years ago. Mi chiamò 17 anni fa. And for the past 15 years in New York City. E per gli ultimi 15 anni nella città di New York. I've seen a miracle. Ho visto miracoli. You see, when I was up on the hill praying. Quando io ero lì sulle colline a pregare. I was 27 years old. Avevo 27 anni. And after seeking God. E dopo aver cercato Dio. He told me go to New York City. Poi lui mi ha detto vai a New York. Never been there. Non ero mai stato lì. And that was the beginning of a worldwide ministry to drug addicts. E quello fu l'inizio di un ministero che poi ha preso piede a livello mondiale. I want to tell you something. E voglio dirvi qualcosa. It was not that in eternity God said I want to use this man working with drug addicts. Non era nell'eternità che Dio ha detto io voglio usare quest'uomo per aiutare i tossicodipendenti. But he knew that when he called me to pray. Ma lui sapeva quando mi ha chiamato a pregare. I would respond. Avrei risposto. When I read a book that convicted me. Quando lessi quel libro che mi convinse. When a prophet spoke to me. Quel profeta mi parlò. God knew I would respond.
Dio sapeva che avrei risposto. I would do what he said. Avrei fatto quello che lui diceva. Out of the first moving came Teen Challenge. Come è avvenuto il primo movimento della Teen Challenge. And out of my second call to prayer. E poi la seconda chiamata alla preghiera. Years later, anni più tardi, Times Square Church came out of that. E da questo è venuto fuori anche la chiesa Times Square Church. And now that I'm 71, e adesso che ho 71 anni, the Lord has given me one more call. Il Signore mi ha dato un'altra chiamata. To travel around the world and minister to pastors. Di viaggiare in tutto il mondo e di ministrare ai pastori. If while I'm speaking, mentre parlo, there's a fire burning in you. C'è un fuoco che brucia in te. It's most likely God's calling you. E probabilmente Dio ti sta chiamando. You see, God calls us many times. Sapete, Dio chiama molte volte. And he said, "Will you seek me with all your heart?" E ci dice, mi cercherai con tutto il cuore? Will you shut everything down at times and just get with me? Metterai tutto da parte per un periodo per cercarmi? We say, yes, Lord, I'll do it. E noi diciamo, sì, Signore, lo farò. And we go so far, e poi andiamo così lontano, and then we get busy. E poi diventiamo occupati. And we forget it. E ci dimentichiamo. God touched Daniel also because he grieved. Dio toccò Daniele anche perché era scontento dentro. And he was troubled and he mourned about the conditions in the church and in society. Ed era triste per la condizione del suo popolo, della società, triste dentro. Daniel said, "In those days I was mourning." E Daniele dice, in quei giorni io mi facevo lamentele, mi rattristavo. No flesh or wine came into my mouth. Né vino e né carne entrò nella mia bocca. You see, there are praying men today. Ora c'è la preghiera oggi. I've met some wonderful praying men here. Io ho incontrato qui anche degli uomini meravigliosi di preghiera. And I would say the majority here are praying men and women. E credo che la maggior parte di voi siete uomini e donne di preghiera. Sincerely sinceri, praying women and men. Uomini e donne di preghiera. Righteous. Giusti. I have sensed that when I come in. L'ho sentito quando sono arrivato. When I have been embraced, I've had the witness that this man is holy. E quando l'ho abbracciato ho avuto la testimonianza interiore che quell'uomo era santo. But of all the men in Daniel's time. Ma di tutti gli uomini al tempo di Daniele. He's the only one I hear saying this. Dell'unico che si dice, I was grieved in my spirit. L'unico che disse, ero contristato nello spirito. I was grieving in my body. Ed ero contristato nel corpo. And these visions troubled me. E queste visioni mi contristavano. There are many righteous people, but I don't see them grieving for the sin of their churches or their own lives or for the nation. Ora ci sono molte persone giuste, ma non vedo molti che si contristano e sono tristi per il peccato della nazione tutto intorno a loro. These visions troubled me. Queste visioni mi contristavano. I meet men of God. Ho incontrato uomini di Dio. When I was younger. Quando ero più giovane. They were such men of prayer. Erano degli uomini di tale preghiera. And God had touched their lives. Che Dio aveva toccato la loro vita. I meet them years later. Poi li ho incontrati alcuni anni più tardi. They're like dead men. Erano come uomini morti. They're still doing things for God. Ancora facevano delle cose per Dio. One preacher said, un predicatore mi disse, he said, "I used to preach like that." Ah, usavo predicare così. I used to preach with revelation. Predicavo con rivelazione. I had a pastor and his wife invite me out for dinner.
ho avuto la moglie di un pastore che mi hanno invitato per pranzare con loro. It's urgent, we talk to you. E mi disse: dobbiamo parlarti. This man had 1,000 people in his congregation. Quest'uomo aveva circa 1,000 persone nella loro congregazione. And while we were eating, e mentre mangiavamo, his wife said, "Are you going to tell him or must I tell him?" La moglie disse: glielo dici tu o glielo dico io? I thought it was adultery. Io pensavo che fosse qualcosa sull'adulterio. He bowed his head. E lui abbassò la testa. He said, "I have a confession." Disse: devo fare una confessione. Preach about prayer. Che ho predicato sulla preghiera. And I'm convicted. Hai predicato sulla preghiera e sono rimasto convinto. He said, "I'm a pastor of a large church." E disse: sono pastore di una grande chiesa. And it's growing. E sta crescendo. And I'm being used. E sono stato usato. And I know how to be a pastor. E so come essere un pastore. But I have not prayed one time for a whole year. Ma non ho pregato una volta sola in un anno. I haven't prayed. Non prego. I don't see God. Non cerco Dio. And I'm convicted. E sono convinto. Amos 6:6 says this. Amos 6:6 dice così. They are not grieved for the affliction of Joseph. Non sono contristati per le afflizioni di Giuseppe. The last reason I believe God chose Daniel. L'ultima ragione per la quale credo che Dio scelse Daniele. God touches a man who refuses to hide any sin in his heart. Che Dio sceglie quell'uomo che rifiuta di nascondere del peccato nel suo cuore. Daniel said, Daniele disse: I set my face to seek the Lord. Io intrapresi a cercare il Signore. With prayer and supplication and fasting. Con preghiera, supplicazione e digiuno. I sought him in sackcloth and ashes. E mi vestì con sacco e cenere. I prayed to the Lord my God. E pregai al Signore mio Dio. I made my confession. E feci la mia confessione. And I said, "Oh Lord." E disse: Signore. God who keeps covenant. Dio che mantiene i patti. We have sinned. Noi abbiamo peccato. And committed iniquity. Abbiamo commesso iniquità. We've done wickedly. Abbiamo agito malvagiamente. We have rebelled. Ci siamo ribellati. We've departed from your precepts. Ci siamo dipartiti dalla tua giustizia. But you see, I don't like to hear a preacher say, "You have sinned. You have sinned." A me non piace udire predicatori che sempre dicono: "Tu hai peccato. Tu hai peccato." We have sinned. Noi abbiamo peccato. Please don't ever use the word "you." Non usate mai, per piacere, la parola "voi", "tu". Daniel, a righteous man, identified. Daniele, un uomo giusto, si identificò. With the sins of the people and the nation. Con il peccato del suo popolo, della sua nazione. I prayed, and while I prayed, I made my confession. Pregai, e mentre pregavo feci la mia confessione. I had no idea what I would speak to you today. Non avevo idea di quello che avrei detto oggi. But I believe something stirring deep in my heart. Ma credo che ci sia qualcosa che si muove nel mio cuore. That the greatest need in Italy. Che il bisogno più grande in Italia. Not a program. Non è un programma. Not another evangelist. Non è un altro evangelista. It's a call to prayer. È una chiamata alla preghiera. And seeking the face of God. E cercare la faccia di Dio. My dear brother, sister, there are no shortcuts. E cari fratelli e sorelle, non ci sono scorciatoie. In New York City. Nella città di New York. When the people started gathering. Quando le persone cominciano a radunarsi, I said, "How am I going to get these people to pray?" E ho detto: "Signore, come farò a far pregare queste persone?" First of all, God said, "You set the example." E prima di tutto il Signore mi disse: "Tu dai l'esempio." And I just seek him with all my heart. E cominciai a cercarlo con tutto il cuore. Then one night the church was full. E una sera la chiesa era piena. I said, "We're going to teach you to pray." E disse: "Adesso vi insegneremo a pregare." You know, if you call a prayer meeting, everybody just comes and
And most prayer meetings are song service, they just sing. Ora, quando c'è una riunione di preghiera, molte volte le persone cantano, è una riunione di cantici. So I got my watch out. Così ho preso il mio orologio. And I said, all right. Ho detto, va bene. I want everybody to stand. Voglio che tutti ci alziamo. And for the next 2 minutes, per i prossimi 2 minuti, you're going to pray for Israel. Pregheremo per Israele. So they prayed for Israel, and I said, sit down. Così hanno pregato per Israele, poi si sono seduti. And then I got up and I said, the Bible said we're to pray one for another. E poi ho detto, la Bibbia dice che dobbiamo pregare gli uni per gli altri. You get together and hold hands with three or four people. Allora mettetevi insieme a 3-4 persone e pregate insieme. You name your unsaved loved ones. E tu di agli altri anche il nome, il tuo nome e il nome dei tuoi parenti. I said, this is going to take 5 minutes. E questo ci prenderà 5 minuti. And so I started clocking them. E così ho cominciato a segnare il tempo. And soon an hour has gone by. E senza accorgerci è passata un'ora. But I went prepared. Ma ero andato lì preparato. I had the issues to pray for. Avevo i soggetti di preghiera già pronti. And for about a month. E per un mese I timed them. Li ho, cronometrati. 3 minutes for this issue. 3 minuti per questo soggetto. 5 minutes for this issue. 5 minuti per questo soggetto. And they knew what they were praying about. E loro sapevano. And they were learning to talk to one another. Perché to cosa God. Stavano pregando e parlavano l'uno l'altro e a Dio. Then I come in one night. Poi una sera sono entrato. I took my watch off my arm. E come al solito ho preso l'orologio dal mio. Stuck it in my pocket. E l'ho messo in and tasca. And said, now we're just going to open up heaven. E adesso ho detto apriremo il cielo. And they, from then on, God opened up the windows of heaven to e pray. Da quella sera il Signore veramente ha aperto le finestre del cielo. Now, I don't know how you're going to do it. Adesso io non so come voi farete. But there, the Brooklyn Tabernacle is a great church in New York City. Ora c'è una grande chiesa a New York, Brooklyn Tabernacle. The pastor's a dear friend of mine. Il pastore di questa chiesa è diverso da me. It's probably one of the greatest churches in New York City. Pardon? Ah, è un mio grande amico. It's probably the strongest church in New York City. E forse è la chiesa più forte e grande di New York. That prayer meeting is packed. You can hardly get a seat. Anche la loro riunione di preghiera è piena e si può a malapena trovare il posto. And that's why that church is moving into a new theater that seats 4500 people. E ecco perché questa chiesa si sta muovendo in un grande teatro di parecchie migliaia di posti. If you would ask me the reason why God is so blessed our church, this church and other churches. E se tu mi chiedessi per la ragione perché il Signore sta benedicendo la nostra chiesa o quest'altra chiesa, it's prayer. La ragione è la preghiera. Confession of sin. Confessione dei peccati. I'm going to pray that God, when I go home, io voglio pregare che quando torno a casa, I'm going to have our people pray. Che la nostra chiesa possa pregare. That God will raise up a great ministry of prayer. Che il Signore possa suscitare anche qui dei grandi ministeri di preghiera. How many times we've heard that? Quante volte abbiamo udito queste parole? But how few times we follow through? Ma quante poche volte abbiamo portato a termine? We have what we call prayer revivals. Abbiamo chiamato questo risveglio di preghiera. Come to church every night. E venire in chiesa ogni sera. On one occasion for 3 whole weeks. E in una diversa occasione per 3 settimane intere. No speakers. Nessun oratore. Just a prayer revival. Solo preghiera. All night prayer meetings on Friday night. Preghiera tutta la sera, il venerdì sera. Brooklyn Tabernacle has prayer meetings all night, every night, every day of the year. E nel Brooklyn Tabernacle c'è la veglia di preghiera ogni sera tutto l'anno. It's the only thing that's going to break the hold of Catholicism.
Questo è quello che spezzerà tutti i legami del cattolicesimo. Well, I think I've unburdened my heart. Credo che ho aperto il mio cuore. Please understand that I don't come here thinking that some of us pray more or use more than Italian pastors. Però per piacere comprendetemi, non vengo qui per dire che noi siamo usati meglio di alcuni che sono qui. Some of you know God more than I will ever know. O che noi conosciamo Dio meglio di voi. But I can't help feeling this I've felt it ever since I came to Italy. Ma questo sentimento che permane nel mio cuore fin da quando sono arrivato in Italia. God is this, it's like a reservoir that's being held back. È come se Dio fosse stato trattenuto. Like something is holding back this huge wave. È come se qualcosa trattiene questa immensa ondata. And God saying, if you just humble yourself and pray. E Dio dice, se solo iniziate a pregare. He said, oh, we pray. Forse diciamo, sì, ma noi preghiamo. Now I'm talking about this kind. Ma io vi sto parlando di questo tipo di preghiera. Where a man sets his heart. Dove un uomo decide, si dispone. When I go to my prayer room, quando vado alla mia camera di preghiera, my wife knows, la mia moglie sa, even if the president never called me, anche se il presidente degli Stati Uniti mi chiamasse, you'll have to wait till he's done. Dovrebbe aspettare finché ho finito. No emergency, non ci sono emergenze, nothing, niente. Because when I go to pray, perché quando vado a pregare, God knows, Dio sa, I'm here for him, sono lì per lui. This is your time. Questo è il tempo di Dio. And he knows that. E lui lo sa. Until we come to that place. E fino a che arriviamo a quel punto. Where we get away. Dobbiamo aspettare. Now this is so simple. E questo è così semplice. But I believe God wants to do something powerful and great in Italy. Ma credo fermamente che Dio vuole fare qualcosa di veramente potente in Italia. And some of those that God is going to use. E alcuni di quelli che Dio userà. Are here right now. Sono qui adesso. I told you I'm not a prophet. Vi ho detto che non sono un profeta. But as sure as God sent a prophet to me. Ma sicuramente Dio mandò un profeta da me. I'm speaking a prophetic word to some few here. E parlo una parola profetica ad alcuni di voi qui. While I've been speaking. Mentre ho parlato. God's been reminding you. Dio vi ha ricordato. Of the call he gave you. Della chiamata che vi ha dato. And how far you've drifted away from it. E come vi siete allontanati da quella chiamata. If you respond tonight, today, se tu rispondi oggi, God will take you places you've never been. Dio ti porterà in posti che non sei mai stato. Show you things you've never seen. E vedrai cose che non hai mai visto. And it's not that you want people to see it or know it. E non sarà perché le persone possono vederlo. I tell you who I want to impress more than anybody else. E voglio dirvi questo non per impressionare. I want my wife to know. Io voglio che mia moglie sappia. The one who lives with you. E che vostra moglie sappia, la persona che vive con voi. And the greatest compliment my wife has ever given me. E il più grande complimento che mia moglie mi abbia mai dato è quello che mi ha detto. David, I know. David, so. You're a praying man. Che sei un uomo di preghiera. A man of God. Un uomo di Dio. Because I see your life. Perché ho visto la tua vita. I don't care what the world says. Non mi importa quello che il mondo dice. It's what my children. Questo è quello che i miei figli. I have 4 children in the ministry. Ho 4 figli nel ministero. 11 grandchildren. E 11 nipoti. And I'm praying God use every one of them. E prego che il Signore usi ognuno di loro. But there's never one day goes by. E non passa mai un giorno. That I don't intercede.
che non interceda, and name their name, e li nomino uno per uno, and keep the power of the devil away from them. Che il Signore possa tenere la potenza del diavolo lontani da loro. And if you're a pastor, se tu sei un pastore, your wife knows, la tua moglie sa how you spend your time, come spendi il tuo tempo. I pray to God, e prego a Dio, that she will see in you, che il Signore vedrà, a broken-hearted man, vedrà in voi un cuore rotto, spezzato, that comes out of the secret closet, che va nel posto segreto, with the word from the throne of God, ed esce fuori con la parola dal trono. I close with this verse, e chiudo con questo verso. And while I was praying, mentre pregavo, a hand touched me, una mano mi toccò, and put me on my face, e mi mise sulle ginocchia. Then I spake, e allora parlai. Then I gave the word. Allora detti la parola. I promise God, ho promesso a Dio, I will never go to the pulpit, che non sarei mai andato dietro un pulpito, I will never speak his word, e mai parlare della sua parola, lest I come from his presence, se non viene dalla sua presenza, shut in with him, chiuso con lui, and get the word from him, e avere una parola fresca da lui. Father, Padre, I thank you for the wonderful privilege, ti ringrazio per il privilegio meraviglioso, to speak to such a righteous group, di parlare a questo gruppo così giusto. This church is an example of your blessing. Questa chiesa è un esempio della tua benedizione. Lord, I thank you for praying men. Signore, ti ringrazio per uomini di preghiera. But what I believe you're saying to us today, ma quello che credo che tu ci stia dicendo, don't be satisfied where you are, di non essere soddisfatti dove siamo, I have so much more, ma perché lui ha tanto di più, I want to do so much more, il Signore dice voglio fare tanto di più, and I need you, e ho bisogno di voi, to come to my presence, di venire nella mia presenza, and set your heart, e di aprire il cuore, so that everybody will see, così che tutti vedranno, and everybody will know, e tutti sapranno, this man has been with Jesus, che quest'uomo è stato con Gesù. God bless you. Dio vi benedica. It's been a marvelous privilege to share with you here. È stato un privilegio meraviglioso condividere questo con voi. Pastors, thank you for the invitation, and pastore, grazie per l'invito. I am a little sensitive, e sono sensibile, about our music style, e del nostro modo di musica. We didn't di musica. Want anyone to be offended by the gospel music. E noi non vogliamo offendere nessuno col nostro stile di musica, di canto. But that's the American. Ma sapete, quello è il modo americano di. We told him you have to be what you are. Ma voi dovete essere quello che voi siete. I hope you understand. E spero che voi comprendiate. God bless. Thank you. Dio vi benedica. Pastor, I know why the flies are here. Pastore, non so dove siano le mosche. They smell all this good food. Ma forse avranno sentito l'odore del cibo? I'm ready to eat. Io sono pronto a mangiare. Thank you. Io vorrei invitare di nuovo il fratello Amedeo a cantare un canto, un coro era, e non ricordo il titolo, ma parlava di che lui mi tocca. È un coro, toccami, sento il tocco, qualcosa del genere, non so se, perdonate la mia memoria. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore. Vogliamo alzarci in piedi? Cantiamo questo coro e per l'una siamo a pranzi, così dopo che abbiamo l'opportunità di salutarci, anche salutare quelli che andranno via e quelli che rimangono, invece
all'una scenderemo giù e pranzeremo insieme, avremo questo tempo di comunione insieme. Amen.